Io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi per lo speciale Halloween ho deciso di farvi una recensione di un libro thriller, ossia Il Tatuatore. Questo fino adesso è stato il migliore di quest'anno. Il Tatuatore parla di un serial killer che uccide le sue vittime solo per rubare un pezzetto della loro pelle, ossia solamente la parte dove c'è un determinato tatuaggio. Il primo corpo è stato trovato da Marnie, che è una tatuatrice, quindi il suo primo istinto ovviamente è chiamare la polizia. E quindi il caso viene assegnato a Sullivan, che è stato appena promosso, lui è giovanissimo e non tutti approvano la sua promozione. Perché appunto non pensano che si meriti questa promozione. Però lui è molto determinato, vuole dimostrare che può farcela. Quindi con l'aiuto di Marnie investigherà su questo caso e riuscirà a capire quali sono le vere intenzioni del serial killer. E perché abbia ucciso le sue vittime, perché poi ce ne saranno altre nel corso della storia, e perché abbia rubato proprio quei determinati tatuaggi. E sarà proprio Marnie a dargli lo spunto per continuare l'indagine, per capire fino in fondo qual è il piano del serial killer. E non solo suo, perché ebbene sì, c'è tutta una cosa dietro, ci sono persone dietro. Credo che sia adatto alla settimana di Halloween, io ci ho messo 3 giorni a leggere. Io ve lo consiglio soprattutto perché credo che il personaggio di Sullivan sia da prendere esempio anche nella vita quotidiana, perché lui è un personaggio che si batte per le cose che vuole, deve dimostrare che ce la può fare, lui ha voglia di dimostrare che sa fare il suo lavoro, che è capace e quindi va contro tutto e tutti, perché soprattutto è un lavoro che gli piace, che gli riesce soprattutto, nonostante appunto anche questi casi un po' più cruenti, perché bene sì, ci sono alcune scene un po' così cruente, un po' crude, però credo che siano un po' comuni nei thriller. Tra l'altro è il romanzo d'esordio, il thriller d'esordio dell'autrice. Io credo che abbia tantissimo potenziale, io spero che possa scrivere altri libri, non solo thriller, perché vorrei vedere anche tutte le sue sfumature, diciamo. Ha uno stile di scrittura che mette ansia, soprattutto in questo libro mette ansia tantissimo, ti lascia sulle spine, ci sono tantissimi colpi di scena, non capisci cosa c'è dietro finché non arrivi fino alla fine, però c'è una cosa che ho capito fin da subito. Però non vi dico che però potrebbe essere, cioè è uno spoiler sicuramente. Qui vengono travolti tutti gli ideali degli tutti gli altri thriller che io abbia mai letto, nonostante tutti quelli che ho letto sono thriller molto validi. Però mi ha stupito nonostante io questo particolare lo avessi già capito da subito. Però ovviamente tutto quanto il resto. Io mi sono ritrovata molto in Marnie, questa ragazza molto chiusa. Che vuole stare per conto suo, vuole fare il suo lavoro perché le piace fare la tatuatrice, è di poche parole, e anche lei è molto ansiogena come me, credo di averlo detto tipo 800 volte in questo video. Credo che la presenza di Sullivan, il fatto che lui la spinge ad aiutarlo. Prima di tutto perché lui non ci capisce niente dei tatuaggi, l'abbia aiutata soprattutto a aprirsi un po' di più. Il fatto è che Marnie ha tutte le ragioni per non aprirsi con le persone, soprattutto con Francis, con Sullivan, perché lui è un poliziotto, soprattutto perché lei ha avuto un passato,
un po' brusco con la polizia, ma in un solo caso. Quindi diciamo sì, ha le sue ragioni per non aiutare Sullivan. Però poi insomma, Sullivan si sa, è un bel ragazzo, è un poliziotto, quindi ci ha saputo fare con Marnie, quindi parte la ship benissimo. Ma io spero che voi possiate leggere questo libro perché, ripeto, per l'ansia che vi mette, per la suspense che ha, perché alla fine le ambientazioni non sono niente di che. Ok, dovete leggerlo anche per i personaggi ben strutturati, per la storia che regge moltissimo. E soprattutto perché il finale, vabbè, che ve lo dico a fare, leggetelo. Io ve lo consiglio tantissimo. E spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!